Benvenuti nel regno del caos. Iniziamo così questo video perché siamo nel disagio più totale. Questo non è il primo tentativo di riordinare, non è il primo tentativo di cambio d'armadio. Ci ho già provato diverse volte, ci sono stati già 2 o 3 weekend in mezzo dove avevo fatto questo tentativo di tirare fuori la roba estiva e sbarazzarmi di quella invernale. Ma sono arrivata il 25 di giugno con ancora tutti i maglioni in bella vista e un disagio totale perché non sto riuscendo a trovare niente dei vestiti estivi. Proprio la mattina mi alzo e mi tocca arrangiarmi con quello che trovo a portata di mano e sta diventando una cosa ingestibile. Per cui oggi l'obiettivo è quello di aprire finalmente tutte le scatole estive, sbarazzarmi della roba invernale, togliere e donare qualche cosa che non serve più e rendere questo armadio vivibile, perché in questo momento non lo è per niente e solo a guardarlo mi sta venendo l'ansia. Allora, cosa avevo provato a fare mentre? Avevo provato a togliere dei maglioni, avevo comprato un nuovo contenitore, ma si è rivelato un po' un fallimento perché non è rigido e in questo momento le cose non rimangono ordinate, per cui l'intenzione di oggi è togliere anche questo contenitore qua che adesso vi faccio vedere, che in realtà è bellino, sarà utile, ma non per questo armadio qua. E quindi, siccome ho già un'altra scatola di quelle solite dell'IKEA, la devo svuotare e riempire con roba da qui. Quindi adesso bisogna fare un po' di switch di tutto e sto facendo un po' fatica, però farò del mio meglio. Tra l'altro è estate e aria condizionata più acqua fredda non aiutano, quindi ho tutte le tonsille infiammate e la voce un po' da malata, ma prometto che sto bene, sto benissimo, ce la posso fare. Confesso che già mentre stavo tirando fuori la roba dall'armadio mi stavo pentendo perché ho realizzato che stavo riempendo completamente la mia postazione di lavoro. Non mi sono comunque fermata e quindi adesso dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. Ma quanta roba ho nell'armadio? Per me questo armadio è troppo piccolo per avere tutte queste cose qua. Tra l'altro dovrei fare un po' di shopping per vestiti estivi, per outfit estivi, ma non saprei dove infilarle le cose, quindi non faccio shopping perché non ho spazio nell'armadio, così sono messa. E quindi forse è arrivato il momento di sbarazzarci di un po' di roba inutile. Ma ci rendiamo conto di quante cose ho nell'armadio e finisco sempre per non avere niente da indossare perché le cose sono messe male e in disordine? E scommetto che anche voi siete nella stessa situazione, per cui questo video spero possa servire da motivazione a tanti per fare un po' di ordine nel proprio armadio, perché così non va bene. Confessate subito come siete messi, siete ordinatissimi o come me non riuscite a tenere le cose in ordine? Vediamo se sono l'unica da queste parti. Allora, la scatola che devo recuperare è questa. Qui c'è un po' di roba mix, mia e non. No, forse non c'è. No, sì, ce ne sono alcune cose, ma sono cose della montagna e altre cose mischiate. Ah, che appartengono a tutti e tre, quindi a me, mia sorella, mio papà. Per cui devo recuperare questa scatola qua. Tra l'altro sto facendo le cose nel modo più sbagliato possibile perché l'obiettivo era quello di fare un inventario delle cose da sistemare e poi riempire le scatole, ma avendo questa situazione qua adesso non so più come fare. Non mi ricordo neanche più se ho lavato questi maglioni. Forse li devo portare in lavanderia. Credo di esserci arrivata. Probabilmente farò una di queste scatole per tipologia di indumento, per cui avremo sciarpe in una, maglioni in un'altra, altre cose tipo pantaloni, giacchette, cose extra che non ingombrano troppo
in un'altra ancora, di modo da avere tutto un po' più ordinato. Ci proviamo, vediamo cosa viene fuori. Che fatica però! Intanto questa l'ho svuotata e la userò per il piumone invernale. Perché in questo modo, essendo più morbida e piegandosi, la si può mettere in un punto dove poi si mettono delle altre cose sopra. Questa, come vi dicevo, è bellissima, è in tessuto, ha queste maniglie, è enorme, però ha questa cosa negativa che non è rigida, ma in realtà può anche essere positiva, dipende dall'uso che si fa, per cui per i vestiti non va bene perché non rimangono in ordine, mentre per un piumone va più che bene perché in questo modo il piumone è riparato, ma poi il contenitore lo si può schiacciare in tutti i modi in cui si desidera e stoccare per l'estate, per cui una cosa in meno fatta. Adesso però mi rimane il problema delle cose da montagna, che meraviglia. Queste mi sa che però le metterò dentro un cassetto che ho notato nel tempo di non utilizzare molto, perché è in quell'angolo là, questo qua, ed è difficile da raggiungere perché io uso quella sedia come comodino e quindi userò uno dei cassetti lì dentro per nascondere delle cose invernali. E voilà, ne ho approfittato anche per nascondere via un po' di cose che erano messe un po' male, però adesso che ci penso mi dimenticherò sicuramente di quelle cose là. Sono praticamente delle cose per la casa, tipo tovaglie, tovagliette, runner che avevo comprato per una casa in cui non ho mai vissuto e adesso sono lì parcheggiate in attesa che io mi trasferisca, che è quello che sto facendo. Io sto preparando le cose per trasferirmi, per traslocare, ma ancora non so dove, quando, come, però sono certa che succederà a breve e quindi forse è meglio che le metta qua insieme tutto il resto. No, non ci stanno, maledizione. Facciamo le cose per bene, Veronica. Dai, ce la possiamo fare. Se io metto questo cuscino qua dentro, posso mettere tutte le mie tovaglie in bella vista, così il giorno che me ne devo andare le vedo subito. Tra l'altro, diciamoci la verità, considerando che tutte le nostre cose ormai sono super mischiate, probabilmente il giorno che devo traslocare mi riguarderò tutto quanto per bene, perché altrimenti rischio di lasciare indietro qualcosa e ricordarmene solo tra qualche anno. Ok, fatto. Poi anche questo armadio avrebbe bisogno di un po' di ordine, ma ci penseremo un'altra volta, anche perché adesso abbiamo altre priorità, direi. Le sciarpe di mia sorella vanno qua, anche perché non possiamo avere tutte le cose mischiate.
vorrei almeno avere i vestiti separati perché è una cosa in meno da fare poi. Tanto dovrò fare la cernita di tutto, ma sapere di aver già sistemato i vestiti è una grande cosa. E così si fa prima. Sciarpe, cappelli. Che bello. Ecco qua. Mi sono resa conto di non aver ripreso i contenuti per un eventuale reel e quindi ho svuotato di nuovo tutto. Ho fatto il contenuto e così mi sono resa conto che ho una nuova possibilità per ricominciare da zero imparando dai miei errori. Abbiamo il terreno pulito, una scatola già vuota e così possiamo rifare il lavoro. Stavolta mi sa che faccio al contrario. Metto sul letto tutte le cose che devo mettere nelle varie scatole e poi capisco quante scatole mi servono per indumento, che mi sembra una cosa un po' più logica di quella che stavo facendo prima. La situazione è più drammatica di quello che pensavo. Penso di avere troppi maglioni. Adesso lo scopriremo. E non so se voglio tenere più di una scatola di maglioni. E come non detto, ho riempito una prima scatola, ma ne ho ancora un sacco di maglioni da mettere via. Però la verità è che quelli pesanti pesanti ci staranno dentro una scatola. Mancano ancora un paio da lavare. Ma direi che ci siamo e qui dentro avrò i maglioni per la stagione più fredda, mentre in un'altra metteremo quelli per il primo freddo. Un altro problema importantissimo che ho sono i maglioni e le cose da mettere in casa. Io ho questa abitudine qua da quando ero piccola di avere i vestiti da mettere in casa per non rovinarli, perché si presume che quando uno a casa si mette a cucinare, a stirare, a stirare? Io non stiro, a pulire e sistemare la casa, per cui poi io vivendo in una casa in una villetta e quindi avendo anche un giardino e un orto, ci sono tutta una serie di attività che non andrebbero fatte con l'abbigliamento che usiamo per uscire per non rovinarlo. E appunto per questa ragione qua ho tutta una serie di cose da mettere in casa. Il problema è che sono veramente tante, cioè ho questo contenitore qua tutto pieno, quelle cose lì sono sempre da mettere in casa. Per cui mi domando, ma veramente mi servono tutte queste cose qua? Adesso vorrei anche capire quante volte ho messo queste cose l'inverno scorso e se devo proprio essere sincera, le ho messe veramente pochissime volte, ma proprio poche poche. Il dubbio è solo questo, se io dovessi poi un giorno, non è che se io dovessi in realtà, il giorno che dovrò traslocare, se sarà inverno e se dovrò avere dei vestiti da distruggere, vorrei tendenzialmente usare quelli che non sono proprio belli che uso per uscire, per cui non mi sbarazzo di questa roba qua. Però questo implica che poi non posso sfruttare lo spazio nell'armadio per altre cose perché sono piena di roba da mettere in casa che non uso mai e quindi è un cane che si morde la coda. Adesso vorrei capire che cosa posso togliere da qui perché è arrivato il momento di separarci con alcune di queste cose.
Piccoli progressi in the making, sono riuscita a sistemare tutta la roba da mettere in casa per l'inverno. Abbiamo tutti i maglioni e i pantaloni qui e poi ho sfruttato un po' di spazio per mettere tutta la roba da allenamento un po' più pesante, quindi invernale. Poi calze, calzini, collant, tutto quello che serve per l'inverno. E sono riuscita anche a togliere alcune cose. Ho tolto via due felpe, un maglione, una maglia termica consumata e addirittura due top da allenamento perché sono troppo consumati. Ho fatto una cernita anche di questi e siamo a buon punto, ce la possiamo fare. Sto un attimo perdendo le forze, ma arriverò fino in fondo, arriverò fino in fondo, arriverò fino in fondo. Un'altra scatola è quasi pronta, ho messo dentro sciarpe, cappelli, guanti, avanza un po' di spazio, lo sfrutterò per mettere via delle cose tipo l'accappatoio che sono avanzate e che non ho un'altra scatola da dedicarci e le metterò qua dentro, giusto per un ordine mentale, per ricordarmi che in questa scatola ci sono le cose tipo gli accessori più qualche accessorio necessario per la casa. Abbiamo infine tutta questa situazione qua di abbigliamento invernale, meglio dire autunnale, e un'altra scatola di vestiti estivi da svuotare, per cui ora non rimane che fare questo e chiudere la quarta scatola. And that's a wrap! Ho finalmente finito di sistemare l'armadio, ho fatto finalmente il cambio completo dall'inverno all'estate e voglio farvi vedere i risultati perché sono veramente orgogliosa di quello che sono riuscita a combinare. Partiamo da sopra perché non è cambiato moltissimo. Allora, sopra abbiamo un po' di cosine invernali, tra cui blazer, qualche piumino leggero, e poi qui invece abbiamo tutti i vestiti per occasioni speciali. Qua invece delle camicine un pochino più pesanti che non vanno proprio benissimo per l'estate, ma che è bene tenere fuori in caso di necessità. Sotto abbiamo nell'ordine una scatola con cose invernali, dietro quella pila lì sono vestitini per il mare, poi dietro nascosti non si vedono abiti da mettere in casa, estivi ovviamente. Qua invece abbiamo dei vestitini e dei top a metà tra il leisure e l'ufficio, ma più leisure direi perché sono con le spalle scoperte. E poi qua invece abbiamo delle cosine molto basic, tra cui t-shirt bianca, bianca righe, beige, dei pantaloni neri leggeri, pronti per essere indossati in ufficio. Sotto invece ho deciso di fare una netta divisione tra gli outfit leisure time e quelli per l'ufficio, perché prima ero ordinato per categoria di vestiti, di abiti, ed erano mischiati tra leisure time e ufficio, però mi sono resa conto che in questo modo era più difficile scegliere cosa indossare la mattina, quindi ho deciso di fare in questo modo, da questa parte qui fino a qui, quindi andiamo in ordine di colori dal più chiaro al più scuro, abbiamo tutti abiti da tempo libero. Ricominciamo poi dal bianco e arriviamo fino al nero con gli outfit da ufficio. In questo modo spero di poter essere più facilitata nello scegliere l'outfit da indossare la mattina. Qui invece ci sono tutti i vestitini e sono quasi tutti leisure time perché non ne ho molti da ufficio, e poi qui sotto invece abbiamo dei pantaloni un pochino più leggeri e poi le tre scatole impilate e ordinate. In questo modo si ha una sensazione di ordine un pochino più
importante e poi si ha subito un'idea d'estate quando si apre l'armadio e non più inverno, e questo mi rende davvero felice. Qui cosa abbiamo? Un sacco intero enorme di vestiti da portare al cassonetto giallo e poi qui la pila di cose da lavare. Infine ho sistemato anche il cassetto, qui tutta la roba da allenamento che prima era organizzata al contrario, per cui erano sistemate in questo modo qua e andava più indietro il nero, ma mi sono resa conto che in questo modo continuavo a creare disordine perché dovevo cercare sempre le cose dietro, e invece sistemate così voglio provare a vedere se riesco a tenere più in ordine. Qui i pigiami, qui ovviamente i reggiseni, poi mutandine, calzini tra cui fantasmini e calzini un pochino più lunghi, e qui invece ho fatto questa cosa qui, ho messo tutti i top, quelli proprio cropped che non voglio appendere in questo momento perché voglio risparmiare un po' di spazio e poi perché non ho le grucce, e in questo modo cercherò di tenerle un pochino più in ordine e subito visibili, di modo da capire che cosa indossare per creare i miei outfit. Nel sistemare l'armadio ho realizzato un paio di cose, tra cui ho bisogno di comprare delle grucce in più perché mi mancano. Poi ho realizzato che ho pochissimi, anzi ne ho uno solo, forse due ne ho, due, che sono proprio safe di vestitini da indossare in ufficio, per cui devo andare a fare un po' di shopping di vestitini, magari lunghi, un pochino più eleganti, da avere appunto per andare a lavorare. Basta. È tutto per quest'ultima sessione di decluttering prima dell'estate. Non sistemerò più in questo modo l'armadio. Il prossimo armadio che dovrei sistemare è quello delle scarpe. Dovrei mettere via un po' di scarpe invernali e anche per quello sto cercando delle soluzioni un pochino più intelligenti, per cui se le trovo condividerò con voi questo processo di riorganizzazione. Nel mentre io chiedo anche a voi qualche spunto, qualche idea, perché gli spazi sono veramente ridotti qui e ho bisogno di idee intelligenti per riorganizzare tutto quanto. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio di essere passati di qui anche oggi. Ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video, ma fino ad allora, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!